Io c'ho il pupazzo di una tigre da piazzare. Dov'è? Però è Mettilo troppo qua grande. Sopra, allora, qua sopra, qua sopra. È vero, ottima idea. Guardalo. Guarda che bello. Scendiamo con il nostro ascensore e diamo un'occhiata a come stanno i nostri dipendenti. Mi sembra che le cose qui procedano alla grande, vero? E abbiamo anche i nostri primi clienti. Oh, metto anche questa terra e questi biscotti. Finalmente dovrei essere a posto. Che organizzazione! Che perfetto! Cosa c'è? Cosa vuoi? Ciao, come va? Tutto bene? Fino a che non sei arrivato tu andava benissimo. Ma chi è che ti porti pure l'asilo nido qua? Cos'è sta storia? È mio cuginetto, Paolino. Siamo venuti a chiederti una cosa. Come mai questo magazzino in centro città, Espi? Ma sai, devo... Come puoi vedere, devo immagazzinare tutti i miei biscotti e la mia terra, hai visto? Perché non mi stanno più nell'inventario e quindi, sai, è l'unica cosa che possiedo. E quindi ho riempito tutte queste ceste di biscotti e terra. E paghi un magazzino del genere di ultra lusso per dei biscotti e della terra? È ovvio, devono prendere luce, vedi, devono rimanere asciutti, belli in croccanti. Centro città. Centro, scusami. E devo essere vicino ai miei servizi. Vabbè, comunque, devo andare al cinema spesso. Siamo venuti a chiederti una cosa importante. Qua, in questa città, Paolino si annoia un sacco. Perché guarda, c'è solo la libreria e non si fa altro. C'è solo quella. Non so leggere. Nemmeno un parco giochi. Nemmeno io so leggere, non ti preoccupare. Possiamo fare un qualcosa per lui? Tipo, che cosa, però? Parco giochi? Se voi non lo so, andiamo a costruire un parco giochi lì dalla libreria. Non lo so, non ho idea. Ma un chiosco di limonata! Sì, vabbè, certo, ma ti sembra un qualcosa che piace ai bambini, alle famiglie? È ovvio, Espi, un centro commerciale! Un centro commerciale qui? Ma sei sicuro che sia abbastanza grande? Guarda, è perfetto, siamo in centro, tutte case intorno, grattacieli. È pieno di grattacieli, La libreria e il parcheggio. Cioè, ma che tristezza, cosa vuoi che faccia la gente qua? Ci facciamo un sacco di biscotti, ci facciamo un sacco di diamanti e biscotti. Mamma mia, mi incasano. Paolino, d'accordo. Avrà il suo piccolo. Sì, vabbè, Paolino, faccia quello che vuole. Io voglio i miei diamanti, voglio i miei biscotti. Parcheggialo qui, Paolino. E mettiamoci al lavoro, va che non c'è tempo da perdere. Ma lo lascio alla libreria, ok? Bravo, così muore di noia, complimenti. Nel frattempo, io mi metto al lavoro, va che non c'è tempo da perdere. Oh, butta, devo distruggere tutte queste casse, le mie ceste. Va, che non serve a niente. Che solo della terra. Dov'è che le tengo, però? Un po' mi aiuti a tenerlo anche tu, vero? Tutta questa mia bella terra e biscotti. Cos'è sta schifezza qua? Cosa mi tocca fare? Almeno una bella pioggia di terra vabbè, e biscotti. Pioggia oh, sì. di schifo. Dai, non è schifo. Non spargere tutto in giro. Che non poi giudicarmi. Ci tocca pure chiamare l'impresa di pul... Ecco, i biscotti bloccati là per sempre. Maledetti biscotti. Venite qua. Allora, Luca, da cosa dici di iniziare? Iniziamo da questo piano terra? Da cosa dico di iniziare? Certo che iniziamo da qua, è la zona perfetta. E io direi che qui, visto che è l'area più grande, mi sembra. Perché non ci facciamo proprio il mercato in sé, dove si entra, si comprano le cose e poi si esce dalle casse? D'accordo. Quindi supermercato vero e proprio, ok? Passa, okay. Materiali. Com'è che iniziamo? Aspetta, teniamo di quale casse l'entrata d'accordo? E di qua tutti gli scaffali col cibo e le quindi cose. Quindi casse, entrata e scaffali. Mi piace molto come idea. Sì, vai, iniziamo. Quindi questo ti può essere utile. Registratore di cassa, mi piace. Cosa sono? Questi i banconi che sono per i cosi. È quello dove... Ok, dove passano i prodotti. Intanto d'accordo. Io faccio qua, non preoccuparti. Quindi piazzo qui. Così qua ci facciamo l'entrata. Perfetto. Guarda qua che bella l'entrata. Mi piace. Quindi è tipo per entrare oppure per uscire quando non hai acquistato nulla. È perfetta come cosa. Aspetta che io nel frattempo metto il registratore di cassa. Allora direi di metterle. Dove li metto? Uno così, perfetto. E un po' di tappetini. Tima, passami subito qualcosa da mangiare, che devo iniziare a arricchire questa zona di supermercato. Ma al posto che iniziare a mangiare, guarda qua che bella entrata che ho fatto. Ma cosa? Sono automatici. Ma come sono automatici? Come ma veramente? I corsi d'ingresso, sì. Ma com'è possibile? È fantastico. Quindi ovviamente nel momento in cui qualcuno vuole rubare qualcosa può correre fuori indisturbato senza essere fermato. Sì, certo, vabbè. Aspetta, allora vabbè, facciamo così. No, risolto, adesso non possono più scappare, va bene? Va bene, meglio. Già meglio, perfetto. Adesso ok, mettiamo le sedie però magari, o lasciamo tutti per in le piedi cassiere. Qua. No, tutti in piedi, devono farsi dei polpacci giganteschi. Sto scherzando, vabbè, metti le sedie, altrimenti dopo vogliono il doppio della paga. Sì. Piuttosto, Luca, passami qualcosa da mettere qui per arricchire il nostro supermercato. Magari qualcosa una zona da mettere qui. Dei frigoriferi qui per arricchire questa zona qui. Questo. Che cos'è? Questo. Piano, questo, piano. Questo.
Ma quanta roba questo, c'è? Questo. Ma datti una calmata. Questo. Luca, ho l'inventario pieno. Puoi darti una calmata. Questo. E poi i carrelli dove mettere tutto. Ok. Io mi sa che tutta questa roba la vado a vendere. Mi conviene piuttosto che a posizionarla. Porca miseria, ma quanta roba mi hai dato? Io mi ero preparato. Ho preso le cose all'ingrosso. Sono andato al mercato. Guarda, vabbè, io inizio allora. Cassa dopo cassa. Aspetta, però ci sono anche le cozze. Le cozze devono avere il banco del pesce. Questo è perfetto come banco del pesce. Aspetta che le mettiamo qua. Espi, cosa c'è? Sto mettendo gli sgombri. Guarda cosa quello metto che ci farà fare un sacco di vendite. Che vieni, cosa? vieni. Sai le cose che ti offrono le cose alla cassa? Guarda un po'. Tutti gli occhiali. È bellissimo. Madonna, è fantastica come cosa. Per qualcuno vuole prendersi qualche caramella, alla cassa tutti vogliono le caramelle. Anche le caramelle. E vabbè, pure le caramelle. E piuttosto però non pensare a quelle cose e dammi una mano con frutta, verdura e pesce e quant'altro. Oh, che va bene, va bene. Io faccio il frigorifero intanto. Le cose qui mi sembrano messe abbastanza bene. Che dici di iniziare a mettere gli scaffali con i prodotti confezionati? Hai qualcosa da passarmi? Sì, volevo solo mettere questo. Ma guarda che bel frigorifero hai fatto qua, tutta la zona freezer con la carne. Hai visto che bello il frigo? L'hai fatto veramente bene. Cos'è quello? Ma e la madonna, ma sono piragna sti qua. I mega pescioloni. Attimo, adesso devo fare un po' di parkour per mettere gli scaffali ovunque. Perché Luca, maledetto, non mi dà mai le impalcature. Non è vero. Vuole impalcature? Te le metto. Come, davvero? Ma cosa mi dai la... in effetti è abbastanza ma mi sarà utilissima. Aspetta che faccio... Però mi fa piazzare tutti i cosi storti adesso la tua impalcatura. Guarda come sono messi bene sti scaffali. Ora mi metto questi ultimi. Non qui. Come non, non qui? Qui. Ma qui come ci non dobbiamo qui? Mettere tutte le cose dolciarie, il pane, le cose della pasticceria, del forno. Ah, è vero, c'hai ragione. Pane, c'hai ragione. Aspetta, dolci, cos'hai? Tutte le cose. Ma Luca, non avevo nemmeno notato sto tubo. Hai visto cosa ho fatto? Sì, è un acquario. Ci sono dentro i pesciolini, vedi? Che è bello andare a comprare il pesce e vedersi i pesci vivi. Poi ho messo un po' di roba qua, ho messo un po' di D'accordo. Ma fammi vedere questa cosa dolciaria che mi interessa, soprattutto per quanto riguarda biscotti e cose varie. Vedi, ho portato un po' di robe. Cos'è quello? Pane. Perché che baguette, che roba è sta cosa? Okay, oppure poi? Questo qua, sai, l'altro tipo per fare tipo i toast, quelle cose lì. Hai ragione, ci sta. E poi cos'hai? Tutti mi pasticcini. Mi piace, un sacco di pasticcini. Una bella crostata. Torta. E la madonna. E poi ovviamente la regina del reparto pasticceria. E il vassoio di biscotti. Lasciami un po' solo, adesso... bisogna della mia privacy. Vai intanto a riempire un po' questi scaffali. Dobbiamo arredare tutti gli scaffali. Assolutamente. E dopo assumere le nostre care cassiere. E direi che è abbastanza a posto il nostro supermercato. Oh, una bella forma di formaggio qui. E direi che gli scaffali sono pronti. Pieni di prodotti. Pieni di leccornie. Ma piuttosto Luca, tu come te la stai cavando che ho finito? Ciao Espi, sì, comunque qua andrebbe bene, dopo ne parliamo. Ti volevo appunto presentare un tuo parente, scommetto. No, li porti sempre no qua, non è un mio parente. Non è un membro di famiglia, è un vecchio amico. È appunto un vecchio amico, guarda. Sono sorpreso un sacco. Voleva insomma fare qualche modifica alla struttura, ristrutturare un po' qua. Sei sicuro di affidarmi? Qualche ala, sì. Qualche parete, qualche cosa così. Comunque non preoccuparti, è bravo, un bel ingegnere. D'accordo, mi fido. Espi, aspetta. Anche se ho sbagliato un secondo, cosa... a fidarmi. Che cosa? Guarda cosa ci ha regalato. Guarda. Cos'è che ci ha regalato? Cos'è quello? Una fotocopiatrice? Cos'è quella roba? Delle casse? Ultima generazione. Stai scherzando? Ha visto queste cose qua che fai abbiamo messo vedere, insieme. Fai vedere, aspetta che ti aiuto a spaccare. Cosa ci ha dato? Ok, questa può andare così. Funziona veramente, qualcosa di spettacolare. Certo. Ci si può anche sedere. Ma dai, ma è perfetta questa roba. E non spaccare il pavimento, grazie. L'ho pagato un sacco. Anzi, l'ho pagato un sacco. Piazza anche l'altra. Perfetto, ottimo. Ed ecco qua che abbiamo le nostre due casse moderne, super pronte ad accogliere i nostri clienti. Ma ora, Luca, perché stai parlando con l'ingegnere? Stavate parlando per caso di alla scala che dobbiamo piazzare? Perché altrimenti al piano sopra non arriviamo. Sì, è una cosa un po' più complessa, però dopo ti faccio sapere. Tu sai cosa devi fare? Che cosa? Metti giù questi. Oh, hai ragione. Oh, qua faccio l'aria a carrelli. Hai assolutamente ragione. Metto... Aspetta, non è facile. Guarda! Si possono creare le catene di carrelli. È spettacolare. Sì, ma cos'è sto casino? Io sto cercando di riordinare il negozio e tu mi fai tutto sto... Cosa stai facendo lì, Luca? Oh, che stai facendo?
Espi, guarda, abbiamo appena finito. Cosa? Mi ha aiutato a farlo, è stato bravissimo, devi vedere. Che ingegneria. Cos'è sta roba? Che cosa rivoluzionaria. Aspetta, ma questo è un ascensore? Siamo riusciti a farlo, Espi. Cioè, ma funziona veramente? E non l'abbiamo ancora collaudato. Wow. Però funziona. Tre piani, ci porta su e giù. A noi aspetta, al aspetta, carico aspetta, è perfetto. Vai, vai, chiamalo. D'accordo, ma io voglio provarlo. Perché non mi fido delle tue parole. Voglio vederlo in azione. Oh, guarda come scende. Si chiudono le porte. È automatico. Arriva giù. E si riaprono anche. Posso salire, vero? Non c'è nessun problema. E puoi andare al piano superiore? Certo, certo. Ti basta cliccare i pulsanti qua sopra. E va su e giù. Davvero? Ok, perfetto. Aspetta, fermo. Che lo sbilanci se ti muovi. Andiamo verso l'alto. Oh, è un'ottima idea. Vai, guarda che si chiude la porta. Trema tutto. Arriviamo. Ok, si è fermato, è però ha funzionato. Si di qua. Oh, che spettacolo. Si apre tutto da solo. Anche se mi sembra un po' instabile. Non è vero, è ma perfetto. Come no? E la sai la cosa migliore, Espi? Cosa? Questo arriva anche al secondo piano. Tutto ma com'è il secondo piano? Quale secondo piano? Che nemmeno lo conosco. Ma come non lo sapevi di avere... Ma no. L'abbiamo trovato mentre lo costruivamo. Infatti non c'è niente, non ci sono case. Porca miseria, io pensavo di avere soltanto due piani. Invece abbiamo pure il terzo. Vabbè, non sapeva di averlo. Senti, non è colpa mia, Guarda, guarda, adesso si apriranno queste due porte di qua. Guarda, vediamo. E quindi questo sarebbe il terzo piano arrivati. Nascosto. Visto? Guarda che spettacolo. Ma c'è anche il terrazzo. Ma guarda che spettacolo. Ma non l'avevi mai visto, davvero? Ma no che non avevo mai visto sta roba. E anzi ho già un'idea su cosa fare qui dentro. Cosa? Che te ne pare un negozio di giocattoli e videogiochi? Stavo pensando la stessa cosa. È geniale. Qua lo facciamo ti piace. E poi qua facciamo tipo area relax con tutti i giochi. Esattamente, le tutte le piccole giostre o cose che ci sono nei centri commerciali. E da qui invece si può vedere il panorama sulla città. Che roba fantastica. Altro che la libreria. Sì, infatti, altro che libreria. Poi la bruciamo magari città. Se ci va. A proposito, ho portato un po' di cose per il ristorante. Ci sono i tavolini, tipo? Le sedie, i piatti. Quanta il roba. Bancone, mi il piace. Bancone. Ok, dai, mettiamoci al lavoro. Tu fai i banconi, io piazzo tavolini, sedie e quant'altro. Se facciamo due. Due banconi? Mi piace, ognuno che vende una cosa diversa. Ecco, i tocchi finali, un po' di piatti per ogni tavolino. Hai visto che ho fatto i banconi, Espi? E tu hai fatto dei banconi veramente favolosi. Guarda, ci sono tutti i tipi di panini, insalate, prodotti che si di possono qua, ordinare. Guarda questo che bello, spettacolo. C'è pure una cosa nascosta. Quello guarda dei dolciumi. Una scatola piena di biscotti. Vabbè, se tu mi lasci solo con questa scatola di biscotti te ne vai via. Te ne vai via, Luca. Mamma mia, spettacolare come cosa. A vedere anche... giù fuori. E poi lo spettacolo. Lo spettacolo che si può vedere da qua. Abbiamo una vista splendida. Devo dire, Luca, che sta diventando sempre migliore questo posto. Quasi quasi ci vengo a vivere io. E per il bar ristorante ci mancano soltanto i dipendenti. Quindi direi passare al negozio giocattoli. Sì, che te ne pare? Sì, direi. Perfetto. Subito di iniziare con io ho un paio quello. Di casse che mi avanzano. Mannaggia, ancora. Mi sono dimenticato giù tutti i giocattoli, però. Ma come ti sei dimenticato i giocattoli? Okay, tu mi aspetti qua. Vabbè, sbrigati, dai, intanto arrivo io faccio subito. Qualcosa. Arrivato. Davvero, Luca? Ciao, Espi. Certo che ce l'hai messo di tempo. Oh, eccoti finalmente. Okay, hai portato un ti po' di giocattoli. Ho portato un bel. Tanto tienimi tutta questa spazzatura, altrimenti non mi stanno i giocattoli nell'inventario. Che scusami se ti uso come pattumiera. Ti do un po' di roba. Sgancia. Voglio vedere cos'hai portato. Caso le bambole. Razzi giocattolo. Questa, ma questa, oh, datti una calmata questa, che non riesco questa, nemmeno a capire questa, cos'è sta roba. Questo, piano, questo, piano. Cosa? Ma quanta roba hai portato? Questo. Luca, ti questo, puoi fermare per cortesia? Non so quanto spazio. Questo. Ma come? Anche la paperella? Aspetta, piano. Piano. I mini creeper, questo. Ma basta, solo questo, Luca, sei sicuro? Sì, vabbè, iniziamo. C'è qualcos'altro giù che non ho preso. No, tranquillo, bastano questi, ok? Saranno già 100 giocattoli minimo. Guarda qui, xilofono, razzo giocattolo. Come le carte? Ma come le carte da gioco, Luca? Dopo iniziano a giocare d'azzardo sin da bambini. Magari qualcuno nei negozi di giocattoli magari ci sono, che ne sai? Vabbè che ci sono, ma non mi pare molto educativo. Questo, vabbè, comunque questo, guarda ti che piace bello. Dove lo tutto quello che ho qua? Messo. Le freccette. Perfetto, guarda che spettacolo che sta diventando piano piano il nostro negozio di giocattoli. Io c'ho il pupazzo di una tigre da piazzare. Dov'è? Però è mettilo troppo qua grande sopra, allora. Qua sopra. È vero, ottima idea, guardalo. Guarda che bello. È dal lato sbagliato. Ma come dal lato sbagliato? Decido io da che parte è giusto. Vabbè, fai quello che ti pare. Nel frattempo io vado a piazzare gli altri pupazzi. Come questo lupacchiotto. E questo che è il mio preferito. Guarda che tenero e puccioso che è. Che schifo, ragni schifosi. Non essere così discriminatorio, Luca. Anche i ragni hanno diritto di avere dei peluche. Ma questo cosa sarebbe? Perché hai pensato questa cosa? Inquietantissimo. Un pochettino, Decisamente. Ma porca miseria, Luca, toglilo, che spaventi tutti i clienti. Un po' più nell'angolo. Bravo, mettilo là. E ora il tocco finale, un esercito di paperelle che ci sorveglia dall'alto. Perché di tutti gli altri giocattoli ne ho messo uno per tipo.
Ma di paperelle ovviamente bisogna abbondare. Guarda quante ce ne sono. Che... Cosa stai facendo, Luca? Uno scivolo che dà nel vuoto. Ma sei stupido? È sicuro. Ma come sicuro? Cosa c'è? Ma stai scherzando? Qual è il problema? Ma si schianta sull'asfalto. Va nella fontana. Non va nella fontana. Soltanto se sei aerodinamico vai nella fontana. Altrimenti vai sull'asfalto, va Luca. Bene, lo tolgo. Porca miseria, guarda, ci denunciano. Le mie scelte. E guarda qui cosa ti caccio. Il polpo peluche. No, guardatelo. È il mio preferito. Mamma mia, no, non lo so perché ha qualcosa di affascinante. Hai visto che bello? Lo compro. Dai, compratelo, arrivano i soldi a me intanto. Una lapide, veramente. Lo so, Luca, che magari potremmo essere in tema d'Halloween, ma dai, ma ti pare il caso? Ma su. Guarda, Espi, metto le ultime decorazioni, guarda che belle. Cosa sono delle pignate, è fantastico. Poi, e poi? Guarda che spettacolo. Ora è la stanza, una delle stanze più colorate che abbia mai visto. Occupiamoci di questa zona relax e poi siamo a posto e siamo pronti a aprire il nostro centro commerciale. Sì. Pensi che siamo a posto? Abbiamo palloncini, altalena, biliardino, acquario, abbiamo tutto quello che ci serve. È veramente il top anche questa zona relax. E ora possiamo andare a assumere tutti i dipendenti che ci servono. Guarda qua la nuova insegna. Mamma mia, ora è proprio ufficiale questo negozio. Ma comunque, lasciamo stare e andiamo a assumere tutti i dipendenti che ci servono e aprire questo nostro centro commerciale. Mi pare che questa volta, a differenza delle altre volte, tu abbia assunto persone professionali e non semplicemente già, tu e i cugini. Ho assunto un sacco di personale. Guarda, c'è questo qua che aiuta i clienti. Un esercito di persone, in pratica. Si occupa del banco pesce, cassieri. Poi su ci sono i due del ristorante, quella del negozio di giocattoli, Espi. Sono tutti pronti. Un sacco di persone. Facciamo una bella cosa, adesso io mi occupo delle ultime cose qui giù, tu vai su a controllare che il negozio di giocattoli vada tutto bene, tra poco dovrebbero arrivare i primi clienti, quindi preparati ad accoglierli. Esatto. Io mi occupo di qui sotto subito. E tu sopra. A dopo. Scendiamo con il nostro ascensore e diamo un'occhiata a come stanno i nostri dipendenti. Mi sembra che le cose qui procedano alla grande, vero? E abbiamo anche i nostri primi clienti. Sta andando veramente alla grande qui intorno. Ma Luca, dove sei finito tu? Luca? Dove sei? Che c'è? Ne vogliono di più. Cosa ne voglio di più? Cosa sono tutti quei ragazzini? I giocattoli non riescono, ne vogliono troppi di più. Perché ti stai seguendo, Luca? Dai gli altri giocattoli, se non ti molleranno mai. Dai gli giocattoli. Buona fortuna, amico mio. Quindi, gente, questo era Trasformiamo la mia casa in un centro commerciale. Non dimenticate, lasciate se vi piace. Diteci con un commento qual è stato il vostro negozio preferito. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.